Presso il laboratorio di Corso Garibaldi è in mostra Urban, scatti fotografici di Lillo Micichè che descrivono spazi urbani e vivibilità sociale in una raccolta di fotografie che appunto documenta un po' posti di quasi tutta la Sicilia. Sì, è un interessante documento questa mostra fotografica, anche per questo l'ho voluta organizzare qua, anche perché parla appunto di i luoghi urbani, di spazi dove gli agglomerati urbani appunto e abitativi creano certe volte discordanza con la parte storica, con la parte quella che era identitaria di una città. In questo caso molte città di cui ci sono le fotografie diventano quasi anonime, non si distinguono l'uno dall'altro, rimanendo così un po' vaghe. Ben ha fatto Lillo Micichè con le sue inquadrature nel voler dare un certo equilibrio alla forma, nel suo chiaroscuro che è molto particolare, che diventa quasi pittorico, e quindi c'è una molta estro nella ricerca fotografica. Come nasce Urban? Ma Urban nasce dal desiderio di riportare un po' la mia esperienza fotografica legato alle linee luce e ombre che sono state un po' il mio modo di vedere, di approcciarmi alla fotografia quando iniziai, e di approfondirla in maniera più evidente. E anche nei paesaggi io cominciai ai tempi di qualche anno fa, insomma, di dare senso all'immagine dando una certa forma geometrica ai soggetti o agli oggetti che fotografavo. E da lì poi sono passato all'antropologico, dove anche in quel caso ho approfondito questo discorso delle luci, delle ombre, delle linee. E poi ho voluto, come dire, quasi al contrario, perché pensando alle luci, pensando alle linee soprattutto, pensando alle ombre, è più facile pensare, come dire, agli edifici, a qualcosa di architettonico. Io ci sono arrivato un po' dopo e devo dire con una certa curiosità, e infatti ho voluto manifestare un po' questo mio modo di fotografare i luoghi, non puntando tanto sugli edifici storici in maniera classica, quindi sul paesaggio classico, ma su degli apparenti edifici anonimi che invece hanno un'anima, e la loro anima è legata proprio alla geometria, legata alle linee, legata alle ombre, legata alle luci. È molto importante perché sta documentando i palazzi della nostra terra di Sicilia. Attenzione, difficilmente i fotografi fanno questo tipo di fotografie, perché Ferdinando Scianna si occupava delle feste religiose, i più grandi fotografi si occupano di memorizzare i momenti più complicati della vita. Questo invece ha bloccato l'immagine su alcuni monumenti importanti che sono le abitazioni civili delle famiglie. E perché sono importanti? Noi a Racalmuto abbiamo delle fotografie che ha fatto fare Pedalino di Rosa negli anni 40 e storicizzano quel momento, cioè il momento del 1940. Questi sicuramente storicizzeranno il periodo del 2022, ma perché, dicevo poco fa, è importante che la mostra fotografica sia stata allestita in uno studio di un pittore? Perché, come tutti sanno, come tutti sappiamo, il fotografo del Seicento chi era? Era il pittore che ritraeva le immagini degli uomini, a quel tempo degli uomini ricchi, degli uomini illustri. Quindi avere a Racalmuto una mostra di un fotografo nisseno è molto importante, perché tutti sappiamo che Sciascia ha vissuto dal 1958 al 1967, è vissuto a Caltanissetta. Quindi mentre a quel tempo era un intellettuale siciliano, era camutese che si spostava a Caltanissetta, ora per una legge della contrapposizione un intellettuale nisseno si sposta a Racalmuto. Quando la cultura, quando il concetto del bello avanza,
tutte le forme di violenza obbligatoriamente indietreggiano. Quindi se ai ragazzi, ai piccoli, ai bambini, a quelli più grandi gli diamo la possibilità di vedere cose belle, è chiaro che la vita civile di un paese si incendilisce. È chiaro che la mostra è aperta a tutta la Sicilia, a tutti quelli che la vorranno visitare, e vi assicuro, cari telespettatori, che potrebbe essere un'occasione bella per vedere delle belle immagini. Lillo Miccichè è uno dei migliori fotografi della Sicilia, del centro della Sicilia, di Caltanissetta in particolare, e segue da tantissimi anni il suo territorio, la sua storia, le sue tradizioni. Oggi è ospite a Racalmuto nella galleria di Piero Baiamonte, altro artista che combatte con la pittura, che è anche quella un'arte straordinaria. Lillo Miccichè ha saputo restituire con queste fotografie, scattate soprattutto a Caltanissetta e tra Caltanissetta ed Agrigento, un'immagine del nostro territorio degli ultimi 30 anni, e sono immagini che resteranno nella storia di questo nostro territorio, e ci daranno la possibilità di capire come meglio e serviranno più che altro a far capire a chi governa come meglio governare questo territorio, che è ricco di storia, ricco di tradizioni.